Buongiorno e benvenuti a un nuovo video. Negli scorsi episodi abbiamo parlato delle top montagne russe, delle flop montagne russe e in questo parleremo delle top 10 attrazioni del 2023. Come attrazioni prenderò in considerazione qualsiasi attrazione che non sia una montagna russa, quindi possono essere flat ride, water ride o anche wall through. Quindi non perdiamo tempo, partiamo subito. Posizione numero 10. Troviamo una nuova costruzione del 2023. Sto parlando infatti di Antares, questo simulatore di volo di Movieland, aperto in soft opening alla fine del 2023, ha trovato la sua massima espressione quest'anno. Questa attrazione, che tra l'altro è una vera e propria esplorazione dello spazio, ti permette di provare l'assenza di gravità, dove vieni letteralmente staccato da terra. Tanta roba Movieland. Al nono posto andiamo a Europa Park. Qui infatti Piraten in Batavia occupa questo posto della nostra classifica delle migliori attrazioni. Perché si trova al nono posto e non più in alto, sebbene questa attrazione sia particolarmente apprezzata dai visitatori? Purtroppo perché gli animatronici all'interno dell'attrazione sono di fattura tedesca, non hanno la fluidità dei movimenti di animatronici Disney, quindi fanno sì che Piraten in Batavia si collochi al nono posto di questa classifica. Se non siete mai stati a Europa Park, prenotate subito i biglietti oppure venite nei miei viaggi di gruppo perché ci sarà da divertirsi. Numero 8, Millennium Falcon Smuggler Run. Ci troviamo a Disneyland Resort in California. Questo è un vero e proprio simulatore del Millennium Falcon. Si entra nella cabina di pilotaggio del Millennium Falcon in 6 persone, 2 che pilotano, 2 che sparano e 2 che fanno i tecnici. Quelli che fanno i tecnici purtroppo sfigati, ma io che ho avuto l'occasione di guidare il Millennium Falcon, vi dico, un'attrazione super super divertente. Da provare assolutamente. Numero 7. Torniamo in Europa, andiamo in Francia, ma non a Disneyland. Ci troviamo infatti a Parc Astérix e qui Le Grand Splash ne fa da padrone e occupa la casella numero 7 della nostra classifica. Le Grand Splash è una sorta di fuga d'Atlantide, se così possiamo chiamarlo, un'attrazione acquatica dove il restare asciutti non è assolutamente contemplato. In questa attrazione infatti ti bagnerai dall'inizio alla fine. Volete rimanere asciutti? Non è questa l'attrazione che fa per voi. Se invece volete divertirvi e tanto, ve la consiglio vivamente. Numero 6. In questo posto non c'è un'attrazione, ma c'è un wall through. Siamo in Germania, a Phantasialand, e sto parlando di Deep in Africa. Questo wall through, aperto l'anno scorso nel 2022, è veramente super divertente. Immaginatevi un percorso avventura all'interno di un parco incastrato fra mille attrazioni. Infatti passerete sotto Black Mamba, la montagna russa di quell'area, dovrete esplorare dei ruscelli, dovrete arrampicarvi su delle piattaforme. Assurdo. Andate a Phantasialand perché dovete assolutamente provare Deep in Africa. Questo percorso è fantastico, super divertente e lunghissimo, perché ci starete dentro almeno un quarto d'ora. Numero 5. Restiamo a Phantasialand. Qui sto parlando assolutamente di Chiapas. Questo log flume in tema messicano è super divertente, super lungo, 3 discese di cui una al contrario. Anche qui, se pensavate di salvarvi dal bagnarvi, assolutamente no, vi bagnerete e come. L'ultima discesa infatti ha ben 53 gradi di pendenza, che la rende la più ripida al mondo per un log flume. Super consigliata. Numero 4. Qui purtroppo, o per fortuna, gli ultimi 4 posti sono di dominio Disney. Al quarto posto di questa classifica infatti troveremo
Guardiani della Galassia Mission Breakout. Questa è l'evoluzione della Tower of Terror a Disney California Adventure. Qui infatti non c'è la classica torre di caduta che troviamo in tutti gli altri parchi Disney, ma è tematizzata in stile Guardiani della Galassia. Una storia che ne fa da contorno, tre percorsi diversi in base all'ascensore che prenderete e super divertente. Ho riso come un pazzo dall'inizio alla fine. Numero 3. Da Disney California Adventure spostiamoci nel parco principale, a Disneyland Resort. Qui troviamo la Haunted Mansion, ma non sto parlando della Haunted Mansion che trovate tutto l'anno, sto parlando della Haunted Mansion Holiday, quindi tutta addobbata per l'evento di Halloween. La Haunted Mansion in questo periodo viene completamente stravolta, viene addobbata in stile Nightmare Before Christmas e è assolutamente spaziale. Dovete provarla perché l'esperienza cambia completamente. Numero 2. Restiamo a Disneyland. Sto parlando di Indiana Jones Adventure. Questa dark ride dell'omonimo protagonista occupa il secondo posto di questa nostra classifica. Vi chiederete come mai così in alto una dark ride? Ecco, vi conviene assolutamente provarla perché Indiana Jones è quello che io mi aspettavo da Jumanji The Adventure a Gardaland. Questa dark ride, aperta addirittura nel 1995 e costata ben 100 milioni di dollari, è un qualcosa di imparagonabile rispetto a qualsiasi altra dark ride. Ovviamente chi sta al primo posto no, cioè batte. Indiana Jones è lunghissima, sei su questo veicolo che si muove a 360 gradi, è pieno di animazioni, è pieno, cioè dovete assolutamente provarla perché i video che trovate online non le rendono giustizia. La profondità dello scenario rispetto agli animatronici che troviamo dentro, i filmati, bella, 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 soprattutto se amate la saga di Indiana Jones. E al primo posto della mia classifica delle migliori attrazioni aggiornata al 2023 troviamo sempre lei, Rise of the Resistance. Io ho provato la versione in California e non quella in Florida, ma questa attrazione è assolutamente pazzesca. Già dalla coda si percepisce il livello di dettaglio, il livello di cura e quanto sarà divertente. Ci sono un bel po' di pre-show prima di arrivare all'attrazione principale e esplorerete un'area con un sacco di stormtrooper. Figata! Il costo effettivo per questa attrazione Disney non l'ha mai rilasciato, ma si stima che costi all'incirca tra i 200 e i 400 milioni di dollari. Pazzesco! E niente ragazzi, questa è la mia classifica delle top 10 attrazioni del 2023. Qual è la vostra preferita? Scrivetemelo nei commenti e ricordatevi di mettere un bel like a questo video, iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi, perché il prossimo video sarà la flop attrazioni del 2023. Non dovete assolutamente perdervela. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!